Per eseguire il montaggio del cartongesso, procuratevi l'orditura metallica e le lastre di rivestimento, viti avvitatore, tassellatore, metro e matita. Se ci sono aperture da fare nella parete, come porte o sanitari, tenetene conto in modo da posizionare correttamente i montanti nelle guide. Fissate la guida al pavimento con tassellatore o sparacchiodi. Sull'anima dei montanti ricordatevi che sono presenti asole per il passaggio di canalizzazioni impiantistiche. Fatele corrispondere alla parte bassa della parete per agevolare il passaggio dei cavi. Verificate la verticalità dei montanti e dopo la posa delle orditure metalliche inserite le reti impiantistiche ed in seguito anche l'eventuale materassino di lana isolante. A questo punto siamo pronti a passare al rivestimento. A seconda della funzione, le orditure metalliche possono essere rivestite con uno o più strati di lastre. Ricordate che i giunti tra le lastre sulle due facce delle pareti non devono mai coincidere sugli stessi montanti, ovvero devono essere sfalsati. Iniziate ad avvitare con viti avvitatore le lastre all'orditura, partendo dall'alto verso il basso e avendo cura che il rivestimento resti perfettamente aderente all'orditura portante. Ricordatevi inoltre che le viti mal poste difetteranno nella tenuta, perciò vanno sostituite e riavvitate.